Ciao, benvenuti sul mio canale, sono Zia Anna Maria. La ricetta che andrò a preparare oggi sono i rotolini di pancarré fritti. Si possono fare anche al forno, però fritti è tutta un'altra cosa. Questi rotolini, dopo preparati, farciti, bisogna avvolgerli nella pellicola e farli riposare 30 minuti in frigo prima di passare a friggerli. Si possono anche fare al forno, però fritti è tutta un'altra cosa. Potete anche prepararli prima, anche il giorno prima, se sapete di farli il giorno dopo e non volete perdere tempo al momento, sempre avvolti nella pellicola. Il giorno dopo poi li togliete dalla pellicola e li friggete. Io li preparerò e salterò il passaggio del frigo. Se poi volete riscaldarli, come farò io oggi per stasera, accendo il forno al massimo per un 10 minuti e poi spengo e li metto dentro. Vi consiglio di farlo nel forno e non nel microonde, perché nel microonde vengono un po' più flosci. Adesso passiamo a vedere gli ingredienti che ci servono per prepararli. Quello che ci serve sono pane carré per fare appunto i rotolini. Io sto utilizzando il pane per tramezzini. Se utilizzate il pan carré dovete eliminare la crosticina intorno. Prosciutto cotto e galbanone, potete utilizzare anche della provola affumicata o sostituire il cotto con un altro salame che a voi piace, però credo che il cotto sia quello più indicato per questa ricetta. Utilizzerò le uova dove le passerò dentro e il pan grattato dove rotolerò dentro appunto i rotolini. Mi servirà, però la sto utilizzando io, della salsa per spalmarli, però potete anche fare solamente prosciutto cotto e galbanone e un po' di latte da mettere nelle uova. Passiamo a vedere come procedere. Per prima cosa dobbiamo appiattire un po' il pane. E procediamo così con tutte le fette che dobbiamo utilizzare. E ora andiamo a prepararle. Io ci metto un po' di salsa perché ce l'avevo già, però potete anche non metterla se non volete. Mettiamo il prosciutto cotto e il galbanone e poi andiamo a chiudere. Stringiamo un po' e li teniamo da parte. Io ieri ho preparato qualcuno già con la carta, con la pellicola, però io questo passaggio del frigo oggi lo salterò. Una volta farciti i rotolini, li dobbiamo passare nelle uova e pan grattato. Vado a mettere un po' di sale nelle uova. Io ci aggiungo un goccio di latte per allungarli. Potete anche lasciare solo le uova battute o aggiungerci anche un po' di acqua. E adesso impaniamo i rotolini. Da tutte le parti. E poi nel pan grattato. E proseguiamo così fino a terminare. Dopo questo passaggio passiamo ai fornelli per friggerli. Se vi resta dell'uovo, come nel mio caso, io ne aggiungerò ancora qualcuno e preparerò la frittata, o meglio, il rotolo di frittata al forno che ho già portato sul canale e vi lascio il link in descrizione.
Ora vado ad accendere i fornelli per poter friggere i rotolini e aspetto che l'olio arrivi a temperatura. Nel frattempo mi sono portata avanti mettendo dello Scottex su un vassoio per poter appoggiare i rotolini fritti. Io ho controllato, l'olio è a temperatura e quindi posso passare a friggere. Ne metto due alla volta perché tre non entrano. Bisogna farli dorare da entrambe le parti e poi sgocciolarli. Quando sono belli dorati li tiriamo via e proseguiamo così con il resto dei rotolini. Noi ci vediamo a fine friggitura. I nostri rotolini di pan carré sono pronti, sono belli croccanti fuori e morbidissimi dentro, almeno così ha detto mio figlio che li ha mangiati. Ecco qua, ripeto, la morte sua è col prosciutto cotto, però mio figlio adesso mi diceva che lui avrebbe anche preferito la bresaola sostituendo il prosciutto cotto, quindi decidete voi come più vi piacciono, come li preferite. La ricetta è terminata, spero che vi sia piaciuta. Volevo anche dirvi che potete farli anche a tronchetti piccolini per utilizzarli come finger food durante una festa. Io vi ricordo di iscrivervi al canale, di mettere dei like, di attivare la campanella per essere sempre aggiornate sulle video ricette. Noi ci vediamo alla prossima video ricetta. Ciao a tutti!